Ragazze, buongiorno, mamma mia, sono assonnatissima perché per editare il video precedente che avrete a questo punto già visto ho fatto tardissimo e poi avevo la testa a quell'insetto che poi alla fine era un grillo, adesso che sono riuscita a vederlo da vicino è un grillo, solo che ieri era più chiuso su di sé, quindi sembrava più un mille piedi, un qualcosa del genere. Invece no. Vuoi quello? Sì. Qua? Sì. Ok, e niente, questa è marmellata di pere, e conto di, insomma, sto cercando di mangiarla per non mangiare sempre cioccolato e creme di cioccolato, di nocciola. Vado di marmellatina di pere, così finisce e apriamo, vediamo com'è quella di pesca. E adesso facciamo un attimo colazione. Colazione. Riccardo, yes. Sta dormendo perché stanotte ha fatto appunto il turno di notte. E quindi non vuoi assaggiare la marmellata di pere, amore? Ah no, l'avevi già assaggiata, non ti piace? Sì, che mi piace, però dopo la Nutella ti prometto. No, ho quella... uno o l'altro, non fare pasticci. Con la piccotta latte ti prometto. Ale, che mangio Ale, la marmellata di pere. Ho detto uno o l'altro, quindi se ormai hai scelto cioccolato lo facciamo domani con la marmellata. Cioccolati. Tieni. Grazie. Tra l'altro poco fa mi ha suonato il corriere che si è attaccato stile scimmia al campanello e mi ha anche detto sembra il giorno di Natale, io così. Poi c'era anche Riccardo che dormiva, ragazzi. Ma la mia faccia, infatti, ha smesso subito di ridere, forse perché la mia faccia ha espresso un molto cristallino. Ma che cavolo fai? Per essere fine, eh? E boh, vabbè. E comunque mi ha portato già, perché dovevano arrivare il 1° settembre, sono già arrivati i miei biglietti da visita. Dopo lo faccio vedere. Oh, ce l'ho fatta, vediamo se lo piccolo 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 salto temporale, abbiamo pranzato e niente, volevo farvi vedere i bigliettini. Ai miei genitori sono piaciuti molto, a Riccardo sono piaciuti molto, alle mie amiche sono piaciuti molto, quindi spero piacciono tanto tanto anche a voi. E che vi faccio vedere. Zan zan zan. Tra l'altro non mi aspettavo arrivassero già oggi, perché il sito di stampa mi dava consegna il 1° settembre. E invece oggi è 29 agosto e sono già arrivati. Quindi siete pronte? Guardateli lì. Ne ho ordinati 500, ne ho ordinati 500 per iniziare e mi piacciono tanto tanto. Adesso aspettate, forse è
quant'altro, che ne ho già tirati fuori un paio per darli a Riccardo. E quindi dovrebbero uscire più facilmente. Eccoli qua. Nome e cognome. E poi dietro, adesso ve li faccio vedere. Copro solo il numero di telefono perché altrimenti, però appunto l'idea è questa. Ho messo la mia mail, ho messo il mio contatto anche YouTube, insomma se avete piacere, se vi serve qualcosa, volentieri scrivetemi pure anche su Instagram o via mail. Adesso che mi vedo poi con la mia amica, li metto anche in giro per il paese, insomma qua vicino, da queste parti. Li ho presi principalmente per metterli, ecco, qua nei dintorni, per farmi un po' conoscere e quant'altro. Anche perché voi, insomma, i miei contatti ce li avete, quindi se avete bisogno mi scrivete tranquillamente in direct o via mail, insomma, potete usare sia quella mail che quella che c'è in info box, insomma, come preferite. Questa è quella che dedicherò più al lavoro, quindi scrivetemi dove preferite, insomma, se vi serve qualcosa. E basta, sono contenta. Adesso poi me li sistemo nel cassettino. Poi insieme sono integrati bene, però c'è qualcosa... C'è un lievissimo vento, ragazze, ma lievissimo, eh? Volevo in realtà aprire qua perché vediamo se resiste, perché quando c'è vento si chiude da sola. Ok. In questi giorni non capisco perché su questa parete della casa si attaccano le mosche, quindi io ci ho spruzzato questo, adesso sono sparite tutte. E per casa, mi pare di averlo preso al Lidl, insetticida spray mosche zanzare, però visto che questo qua, cane di vicino, visto che questo qua lo consigliano anche da mettere su un panno per allontanare le mosche e pulirci i mobili, però in casa non ne abbiamo, però si attaccano qua, quindi io ne approfitto che all'aperto magari gli faccio passare un po' le fantasie. Queste mosche ce l'hanno questa parete, a parte che sta parete qua dobbiamo ridare il colore, quindi adesso vediamo, magari primavera prossima diamo anche il colore qua e almeno qua. E poi vi faccio, cioè io solitamente quando c'è vento ne approfitto con la pompa per lavare, che asciuga in un attimo. Non ve l'ho poi fatta vedere, ma è nuova, l'abbiamo presa un mesetto fa. È questa qua, tutto nuovo, sia tubo che aggancio, e ci sono diverse modalità, modalità doccia, modalità spray forte. Io utilizzo questo qua forte perché posso pulire bene tutto. Col getto forte mi leva qualunque roba. Ok, ho lavato, volevo dare una passata giusto al bordo della finestra che si è un po' sporcato, e a sto punto ci passo comunque questo, che magari le tiene anche lontane proprio. A parte che adesso inizia veramente a fare freschetto, ragazze, quindi non so se rimarrà così o se è solo un periodo, però io ho guardato fino ai primi di settembre, ragazze, e da che le temperature non salgono oltre i 21 gradi, quindi non credo, però insomma così do anche una sgrassatina qua. Ne approfitto che ho anche uno sgabellino in legno che ha preso Ricky in giardino perché gli serviva l'altro giorno, e così io arrivo anche in alto. Che bello.
Per ora la tattica ha funzionato, mi sono passata anche tutte le finestre, tutti i bordi, insomma, non ci sono più. Via i mosquitos. Ovviamente nell'unico momento in cui ho registrato non c'è vento, neanche adesso, però fino a 2 secondi fa c'erano delle folate di vento pazzesche. Tu dove vai? Stai lì. E niente, quindi vabbè, volevo... ecco appunto, adesso sta... vedete? C'è vento. Niente, c'è vento in questi giorni. Non so cosa ne sia uscito di questo vlog, però avevo tanta voglia di cianciare con voi, della vostra compagnia. Ormai fate parte delle mie giornate e nelle giornate dove non faccio vlog mi manca proprio qualcosa, non lo so, mi manca proprio la vostra compagnia. Appunto per questo su Instagram ho messo oggi, proprio casualmente oggi, anche il box domande. Quindi questo vi dice che ho proprio voglia della vostra compagnia. Poi io Instagram lo amo perché è un modo per comunicare con voi diretto, cioè botta risposta, a differenza di YouTube che mi piace da morire da tantissimi anni, non potrei fare a meno di YouTube assolutamente, cioè ovviamente il mio preferito resta sempre YouTube, però quando sono in un negozio magari voglio chiedervi un consiglio, prendo questo, prendo quello, quando voglio interagire subito con voi è fantastico, cioè veramente top, top, cioè Instagram rimane sempre il mio social preferito e quindi insomma se non mi seguite ancora su Instagram fatelo, perché molto spesso appunto cerco un contatto con voi lì, metto delle storie, poi certo c'è il periodo più, c'è il periodo meno, per esempio quando ci sono magari i vlogmas, quindi quando siamo sotto Natale eccetera, vloggando tutti i giorni per i vlogmas, non riesco a star dietro a tutto, ovviamente. Però cerco sempre, anche se poco, di esserci. Comunque in ogni caso vi metto le anteprime dei video, vi avviso lì che è uscito qualcosa su YouTube. Quindi insomma, se vi fa piacere, aggiungetemi anche lì. Trovate il link diretto in info box, il nome e tutto quanto. E basta. Io mi sa che vi saluto qua. Sarà un vlog un pochino più corto, però... vi saluto qua anche perché domani, dopo giorni di reclusione, perché ha fatto quella giorni di reclusione nel senso che solo ieri siamo andati a Torino per il discorso bagno, infatti non vedo l'ora di avere tutte le conferme che dobbiamo avere da chi di dovere, insomma, per le misure, capire se si può fare quello che vogliamo fare, insomma dobbiamo avere i nostri riscontri per valutare bene tutto quanto, quindi appena so vi dirò, ma penso che entro una settimana già ci facciano sapere. Però a parte l'uscita a Torino, che comunque è stata sotto il diluvio, tra il diluvio universale che ha fatto per 3 giorni e il troppo caldo, cioè comunque siamo stati segregati un pochino in casa, quindi sono contenta, domani usciamo un po'. E domani mattina sveglia presto perché vado a prendere la mia amica Sara a casa, così non deve farsi accompagnare, la vado a prendere io, andiamo a farci colazione. Ale non sa nulla, lei stravede per Sara, cioè la adora veramente e quindi sarà contentissima di vederla. E non le dirò fino all'ultimo dove stiamo andando, anche perché tanto non è mai stata a casa sua, quindi quando arriveremo lì tanto lei sale subito, andiamo via, però impazzirà, secondo me sarà contentissima. Andiamo a fare colazione al bar e poi devo fare delle commissioni, devo passare in posta che voglio fare il reso del mouse, ragazzi, perché non lo voglio a batteria, sinceramente ho sbagliato a ordinare quello lì, pensavo fosse appunto quello che attacchi il cosino e va e va senza batteria, invece no, e quindi non lo so se lo riordino, sinceramente mi sto trovando bene ad editare anche senza mouse, piuttosto aspetto, mi metto i soldini via e mi prenderò poi quando capiterò alla Apple oppure sempre su Amazon
il mouse Apple, mi prendo quello originale e faccio prima, ragazze, prendo quello buono, quello del computer e stop, perché per prendere altre cose che poi non vanno bene, lo prenderò poi Apple. Però vi dico, in questi giorni sto editando sempre video, ormai ci ho preso la mano, all'inizio ragazze dovevate vedermi la prima sera, ci ho messo un sacco a montare il primissimo video, poi ho fatto degli errori, infatti se avete visto degli errori è proprio perché ci stavo prendendo la mano. Adesso boh, ho già imparato, sono bastati 2 video per veramente far veloce, fare tutto bene. E mi trovo benissimo, benissimo. E monto il video tranquillamente col touchpad, che non si chiama touchpad sul MacBook, ma ha un altro nome, vabbè. E quindi posso anche aspettare. Quando capiterà un'offerta, mi prendo quello della Apple. E boh. Quindi questo è quanto. Io vi ringrazio tantissimo per la compagnia, spero di avervene tenuta altrettanta e ci vediamo domani mattina, tanto vi porto con me, andiamo a prendere Saruccia, andiamo al Baruccio, andiamo ai giardinucci, perché porteremo Ale, penso, ai giardini, speriamo che domani sia una bella giornata, poi vado in posta, appunto faremo un po' di cose insieme. Basta, vi lascio, sono stanca. Vi voglio bene, vado a montare questo video, così sono già a più 3 video su YouTube, mi sto portando avanti. Domani ve ne faccio uscire uno perché mi state scrivendo in tantissime, sto aspettando che pubblichi, sto aspettando che pubblichi, io vi ringrazio, siete sempre carinissime con me, mi fate sentire davvero speciale ragazze, quindi grazie ragazze e ragazzi, perché mi dimentico sempre che non siete solo ziette, ma c'è anche qualche zietto. E quindi che dire se non grazie, 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 grazie davvero. Ci vediamo domani per questa nuova avventura. E voglio bene.